Sono Gherardo Colombo e ho fatto il magistrato per oltre 33 anni, finché nel 2007 mi sono dimesso. E mi sono dimesso perché credo che sia importante, perché i cittadini osservino le regole, sia importante che le regole vengano capite. A proposito della prevenzione dei crimini organizzati e dei crimini mafiosi in particolare, vorrei raccontarvi quella che è stata la mia esperienza. Io mi sono occupato di mafia per la prima volta nel 1976 in un processo a Milano a carico del vertice, del top della mafia. C'era tra gli altri imputati anche il capo assoluto, si chiamava Luciano Liggio. Queste persone sono state processate, sono state condannate. Per alcuni reati, per altri poi saranno condannati in appello. Sono passati quanti anni? Sono passati dal 1976, sono 45 anni. La magistratura, le forze dell'ordine hanno operato nel campo della repressione continuamente contro la mafia esiste ancora. Allora, la domanda che mi sono fatto, ma reiteratamente nel corso della mia professione e poi dopo è stata: ma è questa la strada per riuscire a fare in modo che la mafia sia estromessa, che la mafia non esista più nel contesto civile? E secondo me c'è bisogno di altro. E perché riusciamo a capirlo, vi racconterei una metafora. Vi dicevo, io mi sono dimesso nel 2007 perché mi sono sentito come un idraulico. Un idraulico che a un certo giorno viene chiamato da un signore, perché questo signore va in cucina, apre il rubinetto per fare il caffè, l'acqua non esce, chiama l'idraulico, mi aggiusti il rubinetto, questo arriva, lavora chissà quanto sul rubinetto, ma l'acqua non esce. Allora mi viene un'idea, ma non è che per far uscire l'acqua dal rubinetto io debba guardare qualche cosa che sta prima del rubinetto? Segue le tubature, arriva in cantina si trova davanti al rubinetto centrale. Ritira fuori i ferri, si rimette a lavorare, chissà quanto tempo lavora, ma alla fine torna in cucina, apre il rubinetto e l'acqua esce. Ecco, è come se io lavorando nell'ambito della giustizia, facendo prima il giudice, poi il pubblico ministero, poi ancora il giudice, e avessi lavorato sul rubinetto della cucina. Per quanto impegno ci si mettesse, l'acqua non arrivava. E allora mi sono chiesto: ma non è che bisogna guardare qualche cosa che sta prima dei palazzi di giustizia, dei tribunali, delle corti d'appello, dei giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, le sentenze, le condanne e le assoluzioni? Mi sono guardato in giro e ho trovato il rubinetto centrale, che è la relazione che esiste tra le persone, tra noi e le regole. Se non le capiamo, se non ne capiamo il senso, se non ne capiamo il contenuto, se non riusciamo a distinguere tra le regole giuste e le regole ingiuste, hai voglia? E come facciamo a osservarle? Tutte le volte in cui ci sembra che non vadano bene, che non soddisfino i nostri interessi, non le seguiamo. È un po' quello che fa la mafia, no? La mafia proprio confligge con il senso della nostra Costituzione, che è la prima legge per noi. La mafia basa le sue relazioni sulla sopraffazione, che è il contrario di quel che dice la Costituzione, secondo la quale tutti noi siamo importanti tanto quanto gli altri. Insomma, nessuno può comandare gli altri, che debbono obbedire qualunque cosa gli venga comandato. Ecco, allora io credo che sia necessario, che sia indispensabile lavorare nel campo dell'educazione, educare a comprendere le regole, educare a osservare le regole perché si condividono e non perché vengono imposte. Vedete, da quel processo del 1976, sono passati, dicevo, 45 anni, ma pensate come sarebbe diverso oggi il mondo, il nostro mondo, se
questi 45 anni fossero stati impiegati anche per educare alla osservanza della nostra Costituzione. Io credo che molto stia lì. E quindi vi faccio un invito, guardate la Costituzione, entrateci dentro, capitene lo spirito, il sistema, aiuterà molto a far sì che questo paese possa star meglio.